Ben ritrovati a Quattro Chiacchiere con. Oggi siamo fuori porta, non siamo in studio, ma siamo alla scuola primaria Gibellini Vallauri di Rivarolo Canavese per incontrare la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano, Brunella Buscemi, che ci ospita gentilmente. Grazie. Grazie a voi di essere arrivati, buongiorno. Buongiorno. Allora, un periodo veramente difficile che dura da oltre un anno per il mondo della scuola. Siamo nuovamente in DAD ad esclusione, vabbè, degli asili nido al momento e delle scuole d'infanzia. Dopo tutta la fatica che è stata fatta comunque per stilare, per far rispettare i protocolli anti-Covid. Esatto, sì. Noi abbiamo cominciato a lavorare alacremente dallo scorso anno, quindi da marzo, dal primo lockdown, perché di punto in bianco abbiamo dovuto trovarci con il team digitale, che io ringrazio, è costituito dall'animatore digitale più altri due docenti, a costruire proprio dal nulla una piattaforma digitale e organizzare una didattica a distanza. Il Ministero stesso ci aveva dato un elenco di piattaforme educative su cui poter lavorare. Abbiamo scelto quella che a seconda delle indicazioni del team digitale potesse essere più sicura per quanto riguarda il rispetto della privacy dei nostri studenti, perché c'è anche quell'aspetto da considerare. E quindi abbiamo cominciato proprio ex novo dall'anno scorso a impostare tutto. C'è stato anche il grosso lavoro di formare gli insegnanti perché ci siamo trovati di punto in bianco a passare da una didattica di tipo tradizionale, quindi frontale, a una didattica completamente nuova. Per cui, se le nuove generazioni degli insegnanti con i corsi di formazione, anche con la formazione universitaria adesso che hanno, erano un pochettino più avvezzi, diciamo che gli altri insegnanti che arrivavano comunque da percorsi universitari non proprio così aggiornati hanno avuto un pochettino più di difficoltà. Però devo dire che tutti i docenti si sono rimboccati le maniche, hanno collaborato in maniera proprio molto efficace e molto fattiva e l'anno scorso siamo riusciti comunque a reggere l'impatto. Poi c'è stato il grosso lavoro da giugno, luglio, anche agosto per la riapertura a settembre e qui ho avuto anche l'ausilio tanto del team digitale quanto di una commissione che è stata interna, che è stata appositamente nominata. Abbiamo passato i mesi a misurare, abbiamo passato i mesi a cercare delle soluzioni per mantenere le distanze, per cercare di comunque creare un ambiente che fosse il più confortevole possibile per i Certo. nostri studenti, ma nell'ambito delle norme di sicurezza che comunque il Ministero e anche il Comitato Tecnico Scientifico ci imponevano. E siamo riusciti a riaprire, diciamo che i primi mesi sono andati abbastanza bene, poi man mano che la situazione epidemiologica peggiorava ovviamente nelle regioni, in tutta Italia, purtroppo anche noi abbiamo avuto casi di positività, in genere erano tutti casi positivi che si erano positivizzati all'esterno dell'ambiente scolastico e quindi il contatto diretto col SISP, che è comunque il Dipartimento per la Salute Pubblica dell'ASL Torino 4, e quindi tutto il lavoro poi di messa in quarantena, provvedimenti di quarantena per le classi e per i docenti, fino ad arrivare comunque ad oggi, a ieri, per cui si è di nuovo in sospensione delle attività didattiche in presenza e abbiamo di nuovo attivato ovviamente il sistema della didattica a distanza, che comunque ormai è già collaudato perché ci abbiamo lavorato da un anno e abbiamo anche retto bene durante il periodo di novembre in cui abbiamo avuto la sospensione per le seconde e le terze medie. Certo, sì, difatti la probabilità di contrarre il virus a scuola diciamo che è molto ridotto rispetto alla probabilità di contrarlo all'esterno proprio per questi protocolli, mentre poi i Esatto. ragazzi fuori si incontrano, si assembrano senza mascherine e lo dico perché li vedo purtroppo tutti i Certo. giorni e quindi poi diventa veramente un circolo vizioso. La DAD. C'è chi sostiene che i ragazzi di questa generazione purtroppo cresceranno più ignoranti perché non hanno seguito le lezioni in presenza, bensì tramite DAD. Considerando che non credo assolutamente che possa essere colpa dei docenti, in quanto comunque si impegnano e danno il massimo nelle lezioni,
Da cosa è dovuto secondo lei? Da una mancanza di concentrazione davanti allo schermo o dal fatto di sottovalutare quelle che sono le lezioni in distanza? Ma secondo me è più che altro un atteggiamento degli studenti di sottovalutare, perché sono comunque nuove generazioni abituate comunque a passare anche parecchio tempo davanti allo schermo, vuoi che sia uno smartphone, vuoi che siano dei videogiochi. E soprattutto forse un po' la tendenza a barare, consentitemelo, per il fatto che non ci sia il rapporto di uno a uno, comunque la presenza fisica del docente, quindi molto spesso gli studenti cercano ovviamente, come siamo stati studenti anche noi, come tutti gli studenti, di barare un pochettino. È anche vero che ciascuna istituzione scolastica si è dotata di un regolamento per la didattica a distanza, è un regolamento che prevede delle regole, appunto, che devono essere seguite dai docenti, dalle famiglie e anche dagli studenti. Questo proprio per dare un buon esempio. Per quanto riguarda l'efficacia di questa didattica a distanza, io so benissimo che tutti i docenti si danno da fare, lavorano veramente in maniera fattiva, in maniera efficace. Addirittura là dove capiscono che ci sono dei problemi per quanto riguarda il raggiungimento degli studenti, ci sono stati casi di studenti, di docenti nei miei plessi che hanno proprio contattato personalmente le famiglie, si sono spesi veramente con tanto lavoro e con tanto impegno. E c'è però da dire anche questo, che proprio come didattica, si pensava con il team digitale, di modalità di didattica, quando torneremo, ed è auspicio di tutti, a una situazione sanitaria normale, di continuare a utilizzare questo sistema anche solo per i recuperi, per gli approfondimenti, perché se vissuto in modo positivo e costruttivo, come effettivamente deve essere vissuto, è un modo anche innovativo di fare didattica, di cui gli studenti possono beneficiare tantissimo. Certo. Si pensi anche solo a tutte le attività di recupero, di potenziamento e di approfondimento che possono essere fatte attraverso una piattaforma didattico-educativa. Quindi è solo un po' forse il modo di vivere questa didattica a distanza che dovrebbe cambiare, soprattutto tra gli studenti e anche le famiglie, sicuramente. Fermo restando che mi rendo conto delle difficoltà, soprattutto quando la fascia d'età è molto piccola, le difficoltà di accudimento delle famiglie sui minori e molto spesso anche che ci sia qualcuno a casa che li segua. Però devo dire che il sistema della didattica a distanza è anche strutturato in maniera tale che i docenti in modalità sincrona facciano proprio delle video lezioni con gli studenti e in modalità asincrona lasciano proprio delle attività che i bambini possono svolgere in autonomia e che poi vengano comunque riprese e corrette. Ovviamente come anche l'esecuzione dei compiti a casa, quindi in una didattica frontale in situazioni normali, tanto più la fascia dei bambini è piccola, tanto più i genitori devono seguirli, ma questo è normale Certo. anche in una Sì, condizione di didattica in presenza. naturalmente. E le misure del governo, i famosi banchi del governo precedente, i famosi banchi che erano stati ordinati e inviati alle scuole, arrivano, sono arrivati, Sì, sono stati utilizzati, sono serviti? allora sì, ci sono serviti, sono stati utilizzati là dove abbiamo dovuto sdoppiare delle aule, proprio perché là dove non era possibile mantenere la distanza di 1 metro tra rime e boccali, queste erano le prime indicazioni governative, abbiamo dovuto reperire altri locali, ecco che abbiamo dovuto sacrificare mense, dormitori, per poter sdoppiare le classi, ci è stato dato anche del personale aggiuntivo, per esempio ho avuto del personale aggiuntivo io come tutti gli altri miei colleghi, soprattutto all'infanzia, dove è ovvio che i bambini fino all'età di 6 anni non possono indossare la mascherina, quindi era ancora più necessario creare delle bolle, secondo il documento del Comitato Tecnico Scientifico. E abbiamo utilizzato questi banchi appunto là dove è stato necessario sdoppiare e abbiamo utilizzato anche le famose sedie didattiche là dove soprattutto gli insegnanti di sostegno avevano bisogno di uno spazio per poter operare proprio in maniera proprio fisicamente più ravvicinata con gli studenti che hanno bisogni educativi speciali e quindi hanno bisogno di diminuire, diciamo, le distanze. Certo. E quindi questo ci è stato utile sicuramente, unitamente anche ovviamente ai sensi di sostegno all'utilizzo di maggiori dispositivi di protezione individuali, tipo lo schermo in plexiglass davanti agli occhi, oltre alla mascherina. I dirigenti scolastici, non soltanto lei, vengono continuamente additati, accusati,
per quanto concerne determinate misure che vengono appunto assunte, come la mascherina ai bambini piccoli piuttosto che il disinfettante, però non è assolutamente vostra responsabilità No, perché c'è comunque una direttiva superiore. certo, noi siamo dirigenti dello Stato, siamo dirigenti nella pubblica amministrazione, quindi siamo tenuti ad osservare rigorosamente quelle che sono le direttive che arrivano dai nostri superiori, quindi dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal nostro direttore generale. Sì, no, meglio precisare perché talvolta si fa un po' di confusione Certo, purtroppo su certo. questo. Un appello ai ragazzi, agli studenti, alle famiglie, al comune, al governo, quello che Ma vuole. un appello alle famiglie e che sicuramente c'è tutta la nostra solidarietà, la nostra comprensione per il momento di difficoltà che stiamo vivendo tutti. Sono madre anch'io di 3 figli, quindi capisco perfettamente le difficoltà di gestione familiare, anche di accudimento dei figli per quanto riguarda la didattica a distanza. Però c'è anche da dire che c'è comunque una tutela della salute pubblica che va comunque preservata. E io stessa, anche da madre, cerco di, insomma, trasmettere ai miei figli un messaggio di equilibrio, un messaggio di tranquillità e di serenità, pur, insomma, in una situazione abbastanza preoccupante per tutti. Quindi il messaggio è che se si lavora tutti in sinergia, con uno spirito collaborativo, comprendendo che c'è un'emergenza sanitaria in atto, che si auspica termini il quanto possibile, si riesce anche a dare un messaggio di serenità, di tranquillità ai nostri ragazzi, che sono quelli che ne hanno più bisogno, proprio perché sono più giovani di noi, meno esperti e meno comunque solidi rispetto ad un adulto. Per quanto riguarda gli enti locali e comuni, io posso dire che mi sono interfacciata col comune di Bosconero, di Rivarolo, di Feletto, ho sempre trovato la massima collaborazione, anzi ringrazio proprio le 3 amministrazioni comunali dell'aiuto che mi hanno dato a livello proprio di gestione, di organizzazione, nonché anche a livello di finanziamenti per poter fare dei lavori che abbiano messo in sicurezza anche solo gli ingressi o le uscite delle scuole. E per quanto riguarda il Ministero, ovviamente noi abbiamo delle direttive da seguire e le seguiamo cercando anche di considerare quella che è la realtà dei nostri istituti, però purtroppo il rigore e il rispetto delle norme è necessario e fondamentale per poter superare questo periodo di emergenza. Certo. La ringraziamo per il tempo dedicatoci, se non vuole aggiungere altro. Io ringrazio voi. Grazie e alla prossima. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci.